A Genova, sono stato pregato di attendere perché ci sono dei lavori per la stazione marittima che ancora sono in uno stato per cui mi hanno detto che è meglio farlo verso la fine della prossima settimana. Credo che andrò alla fine della prossima settimana. Naturalmente il problema è molto più grosso di quello della ricezione, perché la cosa che sta passando è esattamente il contrario di ciò per cui si è dato vita e si fa ancora oggi G8, i paesi più industrializzati, quindi più fortunati, che vogliono occuparsi anche di ciò che riguarda i paesi meno fortunati. Mentre oggi si è capovolta la situazione e sembra che ci siano otto signori potenti che in una torre d'avorio decidono del destino degli altri, che assolutamente non è. Però c'è il rischio che qualche terrorista ne approfitti. Beh, insomma, ci sono tanti rischi, vediamo di affrontarli con buon senso, come sempre, e di dare delle soluzioni che possono rendere tranquilla l'attesa e soprattutto salvaguardare non soltanto, ecco, salvaguardare non soltanto le forze dell'ordine, che sono fatte l'ho detto, lo voglio ripetere, di mariti, di figli, di padri, esattamente come coloro che andranno a Genova per esprimere la loro protesta. Credo che ci si debba preoccupare anche dell'incolumità di chi protesta legittimamente.